partita che andremo a commentare tra qualche istante insieme a Teresa Frassinetti. Intanto andiamo a leggervi le formazioni delle squadre, iniziando come di consueto con la formazione ospite. In calotina blu il Verona, con il numero 1 Divina Nigro, con il 2 Giulia Bartolini, con il 3 Giorgia Peroni, con il 4 Vittoria Sbruzzi, con il 5 Elena Borg, con il 6 Cristina Logbo, con il 7 Ines Braga, con l'8 Veronica Perna, con il 9 Marian Marchetti, con il 10 capitano Giorgia Prandini, con l'11 dell'Esposito, con il 12 Giulia Carotenuto, con il 13 Giorgia Cabussi. L'allenatore signor Giovanni Zaccaria risponde in calotina bianca al Bogliasco 51, con il numero 1 Carlotta Malara, con il 2 Teresa Cocchiere, con il 3 Marta Carpaneto, con il 4 Giulia Cuzzupè, con il 5 Alessia Mauceri, con il 6 capitano Giulia Millo, con il 7 Giulia Santinelli, con l'8 Rosa Rogondino, con il 9 Emanuela Mori, con il 10 Claudia Criscuolo, con l'11 Rachel Whitelage, con il 12 Sonia Criscuolo, con il 13 Elena Falconi. L'allenatore è come sempre Mario Sinatra. Arbitreranno l'incontro il signor Raffaele Colombo di Smaslianico in provincia di Como e Francesco Romolini di Sesto Fiorentino, ovviamente in provincia di Firenze. Come detto, a commentare questa gara insieme a me c'è la grande Teresa Frassinetti, alla quale vado subito a chiedere un pronostico o quantomeno una visione su quella che sarà la partita che ci aspetta quest'oggi. Buongiorno a tutti, innanzitutto la partita che ci aspetta, da un lato vede un Bogliasco ancora ringiovanito rispetto alla scorsa stagione, addirittura mi sbilancerei, direi che è la squadra più giovane del campionato insieme a Trieste, immagino. E dall'altra c'è un Verona che è stato, diciamo, un po' la squadra che l'anno scorso ha stupito in campionato, perché ha fatto un gran campionato giocandosela anche con le più grandi. Sicuramente oggi il Verona ha due o tre giocatrici esperienza che credo che peseranno in un incontro del genere. Bogliasco oggi è tutto da scoprire, lo vedremo. E allora prende il via la gara, vediamo chi sarà la prima ad avventarsi sul pallone. Prova Rosa Rogondino per il Bogliasco ed è lei a conquistare la prima palla 2 di questo incontro. Diciamo, l'esperienza e la fisicità del Verona al cospetto della gioventù e dell'agilità del Bogliasco, perché è vero come dici tu che il Verona è molto più esperta, ha un'età media sicuramente più alta rispetto a quella del Bogliasco, ma è anche vero che i chili e i centimetri delle Veneti sono decisamente più alti rispetto a quelle della squadra di Mario Sinatra. Assolutamente, lo notavamo ora in presentazione che c'è una netta differenza fra le due squadre, sembravano quasi una squadra juniores contro una squadra assoluta, quindi vedremo quanto inciderà, ma credo che più che i chili possa essere anche l'esperienza. E allora intanto va via con un nulla di fatto il primo attacco del Bogliasco, con un fallo in attacco per la verità, e adesso prova a manovrare la squadra ospite con Cristina Logbo, la vice capitano del Canada, che poi cede all'indietro per Esposito, le finte della giocatrice napoletana, la sua conclusione è fuori dallo specchio difeso da Carlotta Malara e dunque nulla di fatto. Un minuto di gioco o poco meno, squadra ancora ferma sullo 0-0. Bogliasco adesso in avanti con una delle nuove, Claudia Criscuolo, nuova si fa per dire dal momento che Criscuolo Junior è già stata protagonista nella piscina di Bogliasco 7 anni fa. Prova adesso ad avanzare Teresa Cocchiere, subisce il fallo da parte di Giulia Carotenuto. Cocchiere all'indirizzo di Millo, il nuovo capitano del Bogliasco, la palomba di Millo, ci mette la punta delle dita, Divina Nigro, palla in angolo, resta comunque in attacco Bogliasco. Peccato, Cocchiere aspettava la fischiata, ma in quel caso bisogna continuare a giocare e andare in porta, non aspettare la fischiata dell'arbitro, anche perché Carotenuto la stava contenendo bene, effettivamente non era un intervento falloso. Diciamo che forse c'è, questa ricordiamo è la prima partita del campionato femminile di quest'anno in assoluto, dal momento che le altre si giocheranno sempre oggi ma in orari differenti, ma è anche la prima partita del campionato italiano di sempre, almeno a livello femminile, a giocarsi con le nuove regole. Una di queste è proprio quella che permette di battere il fallo direttamente e di tirare direttamente a rete dopo un fallo fischiato. Sicuramente ci sarà bisogno di collaudarle piano piano queste regole, non è facile. Non è facile per chi arbitra, non è facile per chi gioca questa pallanuoto. Comunque hanno ripreso allenarsi tutte le squadre da poche settimane e adattarsi a un nuovo regolamento non è mai semplice.
Intanto è svanito il secondo attacco di Bogliasco, proprio con Cocchiere, e svanisce anche il secondo attacco del Verona. Ancora una volta la palla termina a lato, alla sinistra di Carlotta Malara. Il tiro è stato esploso come nella prima occasione, di nuovo da Adele Esposito, una dei due nuovi acquisti del CSS Verona. Intanto vediamo il Bogliasco in avanti con Claudia Criscuolo, poi palla all'indietro all'indirizzo di Giulia Millo. Millo alza la testa, cede la palla a Cuzzupè. Cuzzupè ancora per Millo, 10 secondi per andare al tiro per Bogliasco, avanza Millo, la conclusione, ci mette le due mani Divina Nigro e fa sua la sfera, impedendo alla stessa di finire in angolo. Riparte Verona, ancora con Esposito che va via lungo la corsa di sinistra. Esposito al centro per Alogbo, che subisce il fallo grave. A commetterlo è Claudia Criscuolo, e dunque prima superiorità numerica dell'incontro. Ad usufruirne è il Verona, che adesso gira palla. Braga, la portoghese, all'indietro verso Perna. Perna per Esposito, che al terzo tentativo trova il varco giusto e sblocca il punteggio. 5 minuti e 3 alla prima sirena. Verona avanti con il gol di Adele Esposito in superiorità numerica. Queste sono le giocate che il Bogliasco non deve lasciare al Verona, perché Alogbo è molto brava sui trasferimenti, è molto brava nell'uno contro uno, ha molta esperienza e fisicità, come dicevi te prima. Assolutamente nei trasferimenti la parte interna non bisogna lasciarla, è un errore. Poi l'uomo in meno, e forse bisognava dare una mano a Malara, perché quel corto assolutamente non è suo. Sì, tra l'altro è la terza volta che Esposito va al tiro nei primi due frangenti. Aveva tirato, aveva scelto l'angolo sinistro non trovando la porta, in questo caso ha scelto l'angolo destro trovandolo. Intanto c'è ancora la conclusione da parte di Cocchiere, tiro centrale, nessun problema per Divina Nigro a far sulla palla. In occasione del gol del Verona abbiamo visto anche un'altra di queste novità, ossia il tempo in cui della superiorità numerica, che sarà solo di 15 secondi e non più di 20 come in precedenza. Sì, sì, ovviamente sì, è cambiato questo frangente, però diciamo che ci può stare, perché sicuramente era un vantaggio grosso poi riprendere i due metri, ecco. E allora si conclude con uno di fatto il quarto attacco del Verona, si resta sull'1-0 per la formazione ospite. Asse Bogliasco in possesso con Millo, Millo dall'altra parte per Rogondino, vice capitano della formazione di casa. Le finte di Rogondino, la conclusione, palla sul palo, ma c'era comunque il fallo commesso dalla numero 8 in calottina bianca, quindi un'eventuale rete sarebbe stata comunque annullata dagli arbitri. Adesso sul ribaltamento di fronte è Verona che prova a portare le insidie verso la porta di Malara. Alogbo per Braga, subisce il fallo la portoghese proprio da parte di Rogondino. Superiorità numerica per Verona, seconda di questo incontro. Bartolini, Braga, ancora Bartolini, Esposito, Perna, Bartolini, la conclusione e palla in rete. 2-0 Verona, che sfrutta anche la seconda superiorità numerica, raddoppiando il proprio vantaggio. 3 minuti e 28 alla sirena, Verona 2, Bogliasco 0. Verona ha giocato un uomo in più, molto sereno, tranquillo. E il Bogliasco, devo dire che poteva essere un po' più, attaccare un po' meglio, nel senso che sembravano molto statiche e hanno lasciato completamente un palleggio facile, semplice, senza cercare soluzioni troppo difficili. Ovviamente Bartolini sempre è stata una giocatrice con un buon tiro e è andata a conclusione in maniera completamente facile. Allora Verona subito sul doppio vantaggio, poco più di mezzo tempo di gioco. Adesso vediamo l'americana, l'unica straniera del Bogliasco, Rachel Whiteley, una di 4 volti nuovi di quest'anno per la formazione ligure. Intanto vediamo un fallo guadagnato da Teresa Cocchiere, fallo semplice. Cocchiere poi si appoggia su Cuzzupè. Cuzzupè prova a liberarsi della marcatura di Esposito, c'è da indietro la palla all'indirizzo di Millo, affrontata da Logbo in maniera irregolare. Resta in possesso Bogliasco, ancora con Millo, che subisce il fallo grave questa volta da parte di Perna, e dunque su seconda superiorità numerica per la formazione di casa. Whiteledge, Criscuolo, Whiteledge, Cuzzupè, Millo, gira palla Bogliasco,
8 secondi per andare al tiro, le finte di Millo, Cuzzupè da posizione 1, palla all'indietro per Whitelage, la conclusione centrale ancora una volta di Villanigro con due mani, tira giù la sfera e la fa sua, fa ripartire immediatamente l'azione servendo Bartolini, va via la numero 2 di Verona, prova la palomba, palla alta, sospiro di sollievo in questo caso per il Bogliasco perché ha fallito una buona controfuga Verona. Sì, sarebbe stato un errore madornale prendere una controfuga nel ribaltamento del campo di un uomo in più, quindi per fortuna è stato chiuso bene, ci ha provato Bartolini ma assolutamente erano tutte pronte in difesa per ricevere questo tiro con Pesa Malara. Siamo intanto dall'altra parte con Bogliasco che prova a affacciarsi con Giulia Millo dalle parti di Nigro, non riesce ad andare al tiro perché viene disturbata dal ripiegamento difensivo di Caratenuto, sulla ripartenza c'è però il fallo da parte di Verona, quindi la sfera torna in possesso di Bogliasco quando mancano 2 minuti esatti alla fine del primo tempo. 2-0 il parziale a favore di Verona. Bogliasco in possesso con Cuzzupè, poi indietro per Whitelage. Whitelage affrontata da Logbo, duello tutto nordamericano tra la canadese e la statunitense. Ad avere la meglio è la statunitense di casa, in quanto a Logbo commette fallo grave e finisce nel pozzetto. Ancora Whitelage in possesso, la posizione centrale, la sua conclusione, la paratona da parte di Villanigro che ancora una volta abbassa la sera cinesca e dice di no al Bogliasco. Nulla da fare, terza superiorità numerica per il Bogliasco, 0 la percentuale di trasformazione. Peccato perché comunque sta producendo gioco però non riesce a finalizzare, sicuramente non è stato un uomo in più giocato bene, frettoloso, la difesa non si era spostata. Intanto qua c'è un errore grossolano anche da parte del Verona col suo capitano Giorgia Prandini che prova a servire Bartolini, un passaggio totalmente fuori misura con la palla che termina fuori, riparte Bogliasco con Millo nell'insolita posizione 5. Millo alza la testa, cede la palla all'indietro, l'indirizzo di Whitelage, prova a liberarsi al tiro l'americana, poi scarica su Mauceri, la conclusione di Mauceri, ancora di Villanigro, dice di no, tiro angolato ma troppo debole per impensierire l'esperto portiere veronese. Riparte adesso proprio Verona con Esposito al centro a servire Veronica Perna, subisce il fallo grave Perna. E a finire nel pozzetto è Alessia Mauceri, dunque terza superiorità numerica per il Verona che finora nelle due precedenti è sempre andata a rete. Vediamo Esposito, Bartolini, la conclusione è ancora un gol, anzi è Braga, il gol della portoghese, terzo gol del Verona, terzo gol in superiorità numerica, questa volta la firma è di Ines Braga. Sinatra rimprovera Malara, non sono del tutto d'accordo, nel senso che credo che su una lunga diagonale 4-1 ci debba essere prima il braccio del difensore e dopo il portiere. Però ripeto, l'ennesimo uomo in meno per il Bogliasco giocato in maniera statica e l'ennesimo uomo in più per il Verona giocato in maniera tranquilla senza fare... diciamo senza fare cose particolari, giocando serene, tranquille e palleggiando bene. Sì, diciamo che guardando il tabellino, la differenza in questa gara finora è tutta lì, 3 superiorità numeriche per il Verona e 3 reti, 3 superiorità numeriche per il Bogliasco e 0 gol, e il tabellino non a caso recita 3-0 per il Verona. Adesso ultima occasione di questa prima frazione per il Bogliasco che ha 7 secondi per andare al tiro, palla in possesso di Cuzzupè, all'indietro all'indirizzo di Claudio Criscuolo, prova la conclusione Criscuolo, palla sulla traversa, non fortunato in questo caso Bogliasco, e poi arriva la sirena che pone termine al primo tempo, punteggio che vede Verona avanti 3-0 in casa del Bogliasco. Prende il via la seconda frazione tra Bogliasco e Verona, palla 2 con Giulia Millo opposta a Giorgia Perroni,
ed è proprio quest'ultima ad avere la meglio, a conquistare la sfera, cedendola poi all'indietro all'indirizzo delle proprie compagne, in particolar modo a Bartolini, che poi gira su Perna, Perna affrontata da Cuzzupè. Peroni, ancora Perna, palla al centro verso Prandini, il capitano di Verona viene però chiuso nella morsa di Whitelage e Claudia Crescuolo. Riparte Bogliasco con Crescuolo che porta palla, la cede a Giulia Millo. Giulia Millo dall'altra parte per Sonia Crescuolo, che poi la cede alla sorella Claudia. Le finte di Claudia, c'è il fallo grave commesso in attacco, in difesa da parte di Marchetti, e quindi quarta superiorità numerica dell'incontro a favore del Bogliasco, anzi è Perroni a commettere il fallo e quindi a finire nel pozzetto. Palla per Whitelage, ancora la traversa, dice di no, buona la conclusione, buono il tempo di esecuzione da parte dell'americana, palla però leggermente troppo alta che picchia sulla traversa e poi rientra in campo senza che Divina Nigro debba intervenire. Peccato, perché Claudia Crescuolo aveva visto questo passaggio e gliel'ha passata con un tempo perfetto. Peccato perché ha anche avuto il tempo di inquadrare la porta e di fintare. Peccato. Allora, nulla da fare per il Bogliasco, che non riesce ancora a infrangere la rete difesa da Divina Nigro. Adesso il Verona a farsi viva in avanti con Bartolini. Palla all'indirizzo di Perroni, all'indietro verso Carotenuto. Carotenuto, fallo in attacco per il Verona, nulla da fare. 6 minuti e 31 al cambio Vasca, Verona sempre avanti, 3-0 sul Bogliasco. Bogliasco che ora va in avanti con Claudia con Sonia Crescuolo, palla al centro, anzi Sonia Crescuolo in questo momento che va al tiro, palla alta, nulla da fare, ancora una conclusione fuori misura per le bogliaschine. Riparte Verona lungo la corsia di destra con Bartolini, che poi si ferma, cede la palla all'indietro a indirizzo di Carotenuto. Giulia Carotenuto prova a servire alla sua sinistra Marchetti, passaggio fuori misura, ne approfitta Giulia Millo per recuperare la palla. Riparte Di Grallena, il capitano bogliaschino, arriva praticamente al limite del perimetro in posizione centrale, poi si ferma, subisce il fallo da parte di Marchetti. La conclusione di Millo, anche bella, ci mette ancora una volta la mano Divina Nigro, direi impeccabile fino a questo momento il portiere di Verona. È proprio Verona che riparte con Perna. Perna si ferma, attende l'arrivo delle compagne, c'è Carotenuto libera al centro, la serve Carotenuto avanti a Malara, la sua palomba è alta, nulla da fare anche per Verona. 5-28 alla seconda sirena, Bogliasco sempre sotto 3-0 col Verona. Volevo sottolineare che Giulia Millo nell'azione precedente aveva recuperato palla in difesa, ha fatto tutto 25 metri con la palla nuotando e dopo pure si è presa la responsabilità. Ora Bogliasco ha perso palla in attacco e trasferimento di campo. Diciamo che Giulia Millo da capitano, qual è da questo suo nuovo ruolo, si è presa la responsabilità, si è presa la si è caricata, diciamo, la squadra sulle spalle, ha provato a ribaltare l'azione anche se poi il tentativo non è andato a buon fine. Siamo adesso dall'altra parte con Verona in attacco, porta palla Borg, poi la scambia con Bartolini, la conclusione che schizza sull'acqua e termina alta, nessun pericolo per Malara in questo frangente. Riparte Bogliasco con Claudia Crescuolo, una delle giocatrici di maggiore esperienza del Bogliasco. Palla poi per Millo, riesce però a chiudere bene Elena Borg sul capitano del Bogliasco e spera che torna nuovamente in possesso del Verona. Perna dall'altra parte per Marchetti, le finte di Marchetti, chiude lo specchio Malara. Sbruzzi. Ah, allora c'è un cambio in distinta, perché io alla 9 avevo Marchetti, invece evidentemente è Sbruzzi. Non cambia comunque la sostanza, si resta sul 3-0 per Verona. Bogliasco in avanti con Cuzzupè, conclusione sporcata da Bartolini, palla che termina alta, nulla da fare,
E c'è il time out richiesto da Verona quando scocca la metà esatta del secondo tempo. 4 minuti alla seconda sirena. Bogliasco sempre sotto 3-0 in casa col Verona. Bisogna che le giocatrici più esperte del Bogliasco prendano un po' per mano le altre compagne, prendano un po' di coraggio, perché ora è importante stare agganciati al risultato per il Bogliasco. Quindi sicuramente Criscuolo, Sonia e Millo ci stanno provando. Sì, anche perché comunque l'esperienza effettivamente a questa squadra non manca, ci sono giocatrici come Mori, come le due Criscuolo, che sono tre delle nuove arrivate, come Millo, come Cuzzupè o come Rogondino, che di stagioni comunque nella pallanuoto dei grandi ne hanno parecchie, quindi è soprattutto a loro che si deve affidare Bogliasco. Sì, assolutamente, cioè in questa stagione credo che loro non si possano più permettere di aspettare la giocata di Elena Maggi o il recupero in difesa di Giulia Rambaldi, quindi devono prendersi le responsabilità. È una squadra profondamente rinnovata, profondamente ringiovanita, hai cenato tu agli addì di Elena Maggi e Giulia Rambaldi, che per motivi diversi hanno abbandonato la pallanuoto giocata, lasciando diciamo orfano Mario Sinatra di due importanti pedine, due giocatrici di altissimo valore oltre che di grande esperienza, andandosi al quarto gol da parte di Verona. A metterlo a segno è Elena Borg, sicuramente una delle giocatrici più interessanti dell'intero panorama nazionale, una delle giovani più promettenti della pallanuoto nazionale. Quarto gol, dicevamo, per Verona, che sembra giocare davvero sul velluto. Sì, ripeto, il Bogliasco veramente è poco... Non li sta mettendo in difficoltà in difesa. Verona gioca con una serenità, una tranquillità. Comunque ottimo tiro di Elena Borg, che come dicevi è una classe 99, appena tornata dal mondiale di Madeira dove ha ottenuto il bronzo. Intanto c'è il secondo fallo grave commesso da parte di Veronica Perna, quinta superiorità numerica di questo incontro per il Bogliasco, che finora non è ancora riuscita ad andare a rete né a uomini pari né tantomeno in superiorità numerica. Vediamo se ci riuscirà in questo caso con le finte di Giulia Millo. Conclusione un po' sporcata dalle braccia tese della difesa veronese, ma palla che va a segno tra le braccia di Divina Nigro. Ci voleva questo gol, se non altro dal punto di vista anche psicologico, per sbloccare finalmente la gara. Assolutamente, come dicevamo, devono stare attaccate al risultato, perché sennò diventa difficile. E assolutamente, come dicevamo, ma non avevamo dubbi che una come Millo si sarebbe presa la responsabilità. Allora 4-1 punteggio a favore di Verona, 3 minuti e 10 alla seconda sirena. Verona adesso in avanti, oltre che nel punteggio anche nel possesso palla, con Peroni, anzi Borg per Braga, la portoghese all'indietro verso Caro Tenuto. La conclusione di Caro Tenuto, ci mette la mano Carlotta Malare, manda la palla in angolo. Resta quindi in attacco Verona, 20 secondi a disposizione. Altra novità di questa stagione, non più 30 ma 20 secondi a disposizione della squadra che attacca in caso di azione d'angolo. Esposito, Caro Tenuto, Borg, gira palla Verona, Braga, ancora Borg, 3 secondi per andare al tiro, palla al centro per Caro Tenuto, scadono i 20 secondi di possesso palla e quindi sfera che torna in possesso del Bogliasco, che potrà usufruire anche della superiorità numerica, perché sulla ripartenza Elena Borg commette fallo grave ai danni di Sonia Criscuolo. E allora uomo in più per Bogliasco, Claudia Criscuolo in possesso palla da posizione 1, palla all'indietro per Millo, Millo per Sonia Criscuolo, subito all'indirizzo di Rogondino, le finte di Rogondino, poi la palla su Claudia Criscuolo, la conclusione di Cocchiere con la braccia aperte di Villanigro dice di no alla conclusione forse un po' troppo affrettata da parte di Teresa Cocchiere, che ha tirato senza guardare. Ma in questo caso su quel palo è sempre una conclusione molto veloce, però era sdraiata, era messa male, bisogna andare incontro alla palla sul palo. Intanto c'è il rigore per il Verona, il fallo commesso da Giulia Millo, che non poteva fare altrimenti. C'era praticamente Ines Braga, scusate, da sola davanti a Malara, ha preferito spendere il fallo.
ha preferito, mi fanno notare che ovviamente Sonia Braga era un'attrice degli anni che furono, che ricorda bene il nostro speaker. Intanto la paratona da parte di Carlotta Malara, che dice di no a Cristina Bonna, a Logbo, mandando la palla anche con l'aiuto della traversa fuori dallo specchio. Chissà che non possa essere questa la svolta mentale della partita per i Bogliani. Assolutamente una parata importantissima, sicuramente non ha tirato il suo miglior rigore, però Totta non si è fatta sorprendere in un rigore sopra la testa. E ora uomo in più per il Bogliasco. Sì, ricordiamo che Carlotta Malara, in occasione dell'ultima partita giocata dal Bogliasco domenica scorsa con la Florenzia in Coppa Italia, ne ha parati due di rigore nella stessa partita, quindi terza prodezza, diciamo, dei 5 metri per il portiere del Bogliasco, terza prodezza consecutiva. E intanto c'è il gol da parte ancora di Giulia Millo, gran gol questo di Giulia Millo, perché ha fatto una serie infinita di finte, poi è andata a baciare la parte interna del palo destro e questa volta Divina Nigra non ha potuto davvero fare niente. Grande, grande, grande la prestazione fin qui di Giulia Millo, da grande capitano. Assolutamente, si sta prendendo la squadra e la sta trascinando. Nel bene o nel male, comunque Giulia non molla veramente un attimo ed è incommiabile. E allora di mezzo lo svantaggio Bogliasco, 2-4 a favore di Verona il punteggio, ma Bogliasco che ha trovato la doppietta di Milo e la prodezza di Carlotta Malara, che ha respinto il rigore Lacbonna, e adesso è proprio Lacbonna che però va a rifarsi, va a farsi perdonare con questo gran gol. Gran gol di Redena Logbo, che si fa perdonare dell'errore dei 5 metri di poco fa. Come dicevo all'inizio, sull'uno contro uno Logbo è molto esperta, ha una fisicità e un'esperienza che voglio ricordare. Nel 2005 era il mio primo mondiale assoluto e anche il suo primo mondiale assoluto, e noi perdemmo i quarti di finale perché lei si era nascosta sott'acqua e ha fatto un gioco di prestigio con cui ci ha fatto il gol che siamo usciti al quarto di finale. Questo non me lo scorderò mai. Insomma, c'è un po' il dente avvelenato, insomma. Diciamo che ha fatto un po' la caimana per imitare un po' Eraldo Pizzo. Ora ancora un uomo in più per Bogliasco, c'è il time out richiesto da Mario Sinatra al primo di questo incontro per il Bogliasco. Intanto a finire nel pozzetto è, se non andiamo errati, Vittoria Sbruzzi, primo fallo grave per la giocatrice in calottina numero 9. Time out richiesto da Mario Sinatra, punteggio sul 5-2 a favore del Verona, 47 secondi alla fine della prima frazione di gioco, della seconda frazione di gioco. Bogliasco però in possesso palla e in superiorità numerica, ovviamente momentanea, vedremo se riuscirà a mettere a segno la terza rete consecutiva a uomo in più dopo le due precedenti trasformazioni da parte di Giulia Millo. Riprende il gioco Sonia Criscuolo, Cuzzupè, Criscuolo, ancora Cuzzupè, Cocchiere, le finte di Cocchiere, Criscuolo, la conclusione di Sonia Criscuolo e il terzo gol per Bogliasco. 30 secondi alla fine del secondo tempo, Bogliasco 3, Verona 5, la firma è quella di Sonia Criscuolo. Bogliasco comunque c'è. Sta avendo una bella reazione, come dicevamo, come speravamo e auspicavamo, le più esperte, che poi sono fondamentalmente Sonia Criscuolo e Giulia Millo, stanno veramente trascinando la squadra. Allora era mancata in superiorità numerica al Bogliasco nella prima frazione, ha recuperato parzialmente in questa seconda, trovando tre volte la via della rete proprio in occasione di a uomo in più. Adesso la statistica dice 3 su 7 per il Bogliasco, mentre resta a 3 su 3 per il Verona, che intanto commette fallo in attacco. Restano 16 secondi di gioco in questa seconda frazione per il Bogliasco per andare a dimezzare lo svantaggio. 10 secondi, porta palla Millo,
Milo dall'altra parte per Sonia Criscuolo, prova la palomba, Criscuolo, e c'è il gol, e c'è il gol di Sonia Criscuolo. Meno 1 Bogliasco, 5 Verona, 4 Bogliasco, gran gol di Sonia Criscuolo. Assolutamente, brava, lei è una specialista della colomba anche da lontano, è uno dei suoi numeri migliori da sempre. E Nina Nigro si è fatta un po' sorprendere, ma lei ha fatto una colomba perfetta appoggiata sul palo, difficile da prendere. Eh sì, evidentemente ti hanno sentito Giulia e Sonia, hai detto che doveva aggrapparsi a loro due Bogliasco, così ha fatto e Bogliasco ritorna pienamente in partita. Dopo lo 0-3 del primo parziale di gioco, in questa seconda frazione Bogliasco ha messo a segno un 4-1 che di fatto gli ha permesso di ritornare in partita. 5-4 punteggio a favore di Verona, ma i secondi 16 minuti sono tutti da giocare. Via al terzo tempo tra Bogliasco e Verona, Verona avanti 5-4 dopo due tempi di gioco davvero spumeggianti, col Verona che ha preso il largo portandosi subito sul 4-0 dopo un tempo e mezzo di gioco, ma Bogliasco che è riuscito a ritornare in partita arrivando praticamente fino al meno 1, 5-4 come detto il vantaggio adesso a favore dei veronesi. Bogliasco in possesso palla con Cuzzupè, all'indietro per Milla, autrice dei primi due gol del Bogliasco, gli altri due portano la firma di Sonia Criscuolo. 7 secondi per andare al tiro per Bogliasco e gran gol di Emanuela Mori, primo gol per lei in calottina bianca-azzurra ed è davvero un gran gol, quello che ristabilisce la parità. 7 minuti e 34 alla terza sirena, Bogliasco 5, Verona 5. Gran gol, bella rovesciata, ha lottato per 30 secondi e è stata veramente brava, anche ottima e perfetta il passaggio di Millo. Ecco un'altra ragazza a cui si deve aggrappare Bogliasco per avere un po' di esperienza. Sì, assolutamente, Emanuela Mori ha esperienza e devo dire che è anche una lottatrice. D'altronde il fisico non le manca, parlavamo prima dei centimetri, dei chili che forse mancano un po' al Bogliasco, forse non hai chili ma di sicuro hai centimetri. Sì, sicuramente, sicuramente. Qualche centimetro in più della media boiaschina, sicuramente. Diciamo che non hai chili anche perché sennò si offende e poi giustamente ci... Non hai chili, anzi ha un gran bel fisico. Allora, adesso Verona in possesso palla. Cioè, però era anche superiorità numerica. Il tiro da parte di Esposito, che probabilmente era terminato in gol, c'era però il fuorigioco da parte della stessa Esposito, quindi nulla da fare, rete neanche annullata, ma potremmo dire non valida da parte della formazione ospite. Riparte adesso il Bogliasco, era finita Sonia Criscuolo nel pozzetto nell'occasione precedente, riparte Bogliasco con Millo, Millo verso Rogondino, prova Rogondino a liberarsi di Bartolini, alza la palla, le finte, la palla per Criscuolo, prova ancora una volta la palombella Sonia Criscuolo, in questo caso però totalmente scoordinata, la palla termina ampiamente a lato della porta difesa da Divina Nigro. Riparte Verona con Bartolini, va via lungo la corsia di destra Bartolini, poi si ferma, la cede verso Braga, Braga contro Mori, all'indietro, anzi contro Whitelage, all'indietro per Esposito, Esposito la conclusione, palla che schizza sull'acqua e poi si stampa sulla traversa. E poi sulla ripartenza la stessa Esposito commette fallo grave, seconda espulsione temporanea per la numero 11 in calottina bianca. Riparte Bogliasco, Sonia Criscuolo, Rogondino, ancora Sonia, Giulia Millo, avanza, poi Cuzzupè, ancora Millo, giro palla di Bogliasco, conclusione un po' forzata da parte di Millo, stoppata da Logbo, nessun pericolo per Nigro in questo caso. Se ha preso coraggio e sicuramente nel bene o nel male quando decidi di essere trascinatrice ci stanno anche gli errori e le forzature alle volte. Intanto siamo dall'altra parte con Braga che porta palla per Verona, le finte della portoghese affrontata da Sonia Criscuolo, 7 secondi per andare al tiro per Verona. La conclusione da parte di Caro Tenuto che trova il gol, non irrepressibile in questo caso forse, ma sicuramente era un tiro alla sua portata, forse mi sembra che l'abbia un po' sorpresa, che quasi non se l'aspettasse,
era un tiro assolutamente a sua portata e neanche troppo angolato. Allora torna in vantaggio Verona, 6-5 il punteggio, 5 minuti e 18 secondi alla terza sirena. Torna al gol Verona riportandosi avanti di 1. Non deve abbattersi Bogliasco, che ha fatto una gran rimonta fino a qui. Resta comunque attaccata alla gara. Adesso prova a ripartire con Claudia Criscuolo. Palla all'indietro a indirizzo di Whitelage, il palleggio dell'americana affrontata come al solito dalla Logbo, palla verso Rogondino, le finte, la conclusione, palla decisamente alta, c'era comunque il fallo, probabilmente ha spinto con le gambe Rogondino. Sì, sicuramente avrebbe potuto anche cercare il centro, perché in realtà c'è, ma forse era un po' alto. Attenzione a Braga che arriva tu per tu con Malara, che chiude bene il palo e dice di no alla conclusione della portoghese, che era disturbata anche dal ripiegamento difensivo ottimo da parte di Rosa Rogondino. Riparte Bogliasco, se ne va via Claudia Criscuolo lungo la corsia destra, fa praticamente tutta la vasca, arriva al limite dei 2 metri, poi si ferma anche perché è affrontata da Sbruzzi. Palla all'indietro, indirizzo di Rogondino, 7 secondi per Bogliasco per andare al tiro, 3 secondi, palla gettata nella terra di nessuno per permettere il ripiegamento difensivo delle proprie compagne. Riparte Verona, 4 minuti 8 secondi alla fine del terzo tempo, Verona avanti di 1, porta palla a Bartolini, poi Braga per Alogbo e ci mette la manona Carlotta Malara. Non era facile perché era stata presa in controtempo, Malara stava rientrando al centro della porta, Alogbo ha provato a sorprenderla ma mandando la palla alla sua sinistra, è stata bravissima con un colpo di reni Carlotta Malara in questo caso a dire di no alla canadese. Sì, qui direi errore di Whitelage, che assolutamente doveva controllare meglio il centroboa, anche perché, come ti ripeto, sull'uno contro uno Alogbo è forte. Intanto gran lavoro di Cocchiere che pulisce una palla, la cede a Cuzzupè, va al tiro, Cuzzupè viene però respinta dal palo, poi però riconquista la palla la numero 4 in calotina bianca. Dunque resta in attacco Bogliasco, 20 secondi, l'azione d'attacco per il Bogliasco, altra nuova regola sul rimbalzo, non più 30 secondi ma soltanto 20 per la formazione che attacca. Poi il tiro dalla distanza di Rogondino che viene parato da Nigro, ma se non altro ottiene il massimo, direi, perché permette a Bogliasco di rimanere in attacco, in quanto la conclusione di Rogondino è stata deviata in angolo da Nigro, quindi resta in attacco Bogliasco. Criscuolo per Cuzzupè, ancora Cuzzupè che però commette fallo e quindi nulla di fatto. 3 minuti tondi alla terza sirena, riparte Verona con Sbruzzi, porta palla alla numero 9 in calotina blu, avanza lì, arriva fino al limite dei 2 metri praticamente senza incontrare opposizione, va al tiro e trova il palo corto. E anche il 7° gol per Verona, ha pagato un po' la rimonta forse Bogliasco, perché adesso dopo aver trovato il 5 pari ha subito queste 2 reti da parte del Verona, entrambe forse evitabili con maggiore attenzione da parte del Bogliasco. Assolutamente evitabili, questa è una rete presa su un trasferimento di campo in cui nessuno ha alzato la testa, perché in realtà potevano già chiuderlo prima al contropiede. Ha fatto un ottimo trasferimento, un bel gol vittoria Sbruzzi, che voglio sottolineare under 15 e ha disputato quest'estate gli europei con la nazionale. Adesso un'altra giovane molto molto interessante della nostra pallanuoto. Adesso Bogliasco manovra con Millo, 10 secondi per andare al tiro, Millo al centro per Cocchiere che lotta e subisce il fallo grave da parte di Giulia Carotenuto, secondo fallo grave per la numero 12 in calottina blu. Avanza Whitelage, la conclusione di Whitelage, palla sporcata che termina sulla traversa, se non vado errato è il terzo palo che coglie l'americana in questa partita, evidentemente un po' di sfortuna ma evidentemente anche qualche errore di troppo in fase di mira per l'americana. Riparte adesso Verona con Perna che subisce l'attacco da parte di Mauceri, palla all'indietro per Peroni,
diversi cambi nella formazione veronese, poi Braga, ancora Peroni, palla al centro per Alogbo, la girata di Alogbo che trova l'ottavo gol, tutto troppo facile per il Verona. Assolutamente, non si può lasciare giocare il centroboa in questo modo, con quella facilità. Ha fatto tutto in maniera completamente semplice, come la volta precedente in cui ci ha messo una pezza malara. Centroboa, almeno a me così hanno insegnato, gli si stacca la testa. Ah sì, gli si stacca la testa evidentemente. A me la staccava. Te la staccavano. Evidentemente oggi non è dello stesso avviso la difesa del Bogliasco, peccato perché Bogliasco era riuscito a ritornare in partita col 5-5, adesso di nuovo sotto di 3, 8-5 punteggio a favore di Verona quando manca un minuto e mezzo alla fine del terzo tempo. Sicuramente voglio sottolineare la differenza di stazza tra Logbo e Millo, che è indubbia, però ciò non cambia che bisogna comunque provarci. Intanto una bellissima girata da parte di Teresa Cocchiere che sorprende Divina Nigro, ma non ha fortuna perché il palo, a dire di no, alla conclusione del centro bogliaschino, anche un po' di Iella in questo caso per la formazione ligure. Riparte Verona con Peroni, Bartolini, Braga, la conclusione da parte di Bartolini, ci mette le dita Malara e con l'aiuto del palo sventa il pericolo. Sarebbe stata davvero una mazzata l'eventuale nono gol da parte del Verona per il Bogliasco, che prova a ripartire. Vorrei sottolineare che è cresciuta molto, sta facendo un gran lavoro Teresa Cocchiere in questa seconda parte di gara. Intanto c'è il rigore conquistato da una bravissima Alessia Mauceri, il fallo commesso da Giulia Bartolini. Sì, è cresciuta Teresa Cocchiere, però sicuramente deve, ovviamente ricordiamo che Teresa Cocchiere è classe 2002, quindi tutto quel che ne viene è oro colato, e ha disputato l'anno scorso un ottimo campionato. Sta giocando un po' alta perché comunque anche la rovesciata l'ha fatta dai 5 metri, deve trovare profondità anche per far giocare meglio le compagne. Intanto trova sesto gol Bogliasco, riporta a meno 2 lo svantaggio con la trasformazione direi perfetta da parte di Giulia Millo, che manda il portiere a sinistra e la palla a destra. 39 secondi alla terza sirena, Bogliasco 6 Verona 8, terzo gol per Giulia Millo in questa partita, che se non altro consente al capitano di casa di elevarsi almeno momentaneamente a top scorer di questa partita con 3 reti appunto, 2 superiorità numerica e una su rigore. Adesso Verona in avanti con Perna, poi Bartolini, Peroni, Braga, le finte della portoghese, la conclusione sul palo corto, ci mette le due mani Carlotta Malara e dice di no alla conclusione della Lusitana. Ancora 5 secondi per il Bogliasco, nulla da fare, termina praticamente qui la partita, almeno la partita, il terzo tempo di questa partita. Fine quindi del terzo tempo, Verona sempre avanti di 2, 8-6 il punteggio in casa del Bogliasco. Al via il quarto e ultimo tempo di gioco alla Vassallo tra Bogliasco e il Verona, Verona avanti 8-6, e Verona che arriva per prima sulla palla con Alogbo che anticipa Mauceri in questa quarta ed ultima palla a 2. Dicevamo Verona avanti di 2, 8-6 dopo i primi 3 tempi di gioco. Verona in possesso palla con Braga all'indietro per Bartolini dall'altra parte per Perna, le finte di Perna, poi lo scarico all'indietro su Peroni ancora per Bartolini, ancora Peroni, ancora Bartolini, poi Braga, il passaggio all'indirizzo di Perna è decisamente fuori misura e scadono i 30 secondi di possesso palla a disposizione della formazione ospite. Prova a ripartire velocemente il Bogliasco con Giulia Millo che porta palla lungo la corsia di destra, arriva al limite dei 6 metri, poi si ferma, finta al tiro, non l'effetto ma guadagna un fallo semplice, ma resta comunque in possesso palla Bogliasco. Palla all'indietro per Whiteledge per Rogondino, rincula il Bogliasco, palla per Cocchiere che prova a lottare in mezzo, stretta nella morsa tra Peroni e Perna, poi la passaggio all'indirizzo di Claudia Griscuolo, passaggio fuori misura, nulla da fare,
Riparte Verona con tutta la calma del mondo. Bartolini verso Perna, Perna dall'altra parte per Braga, alza la testa la portoghese, perde momentaneamente il controllo della palla, poi se ne rimpossessa subito, scarico lì dietro per Bartolini che gli restituisce il pallone, ancora Perna, la conclusione, la parata da parte di Malara. Riparte Bogliasco che deve recuperare due gol, ha 6 minuti e mezzo per farlo. Rogondino, Giulia Millo tutta libera, può avanzare Millo, guadagna qualche metro, prova la palomba, conclusione corta, ci arriva senza problemi Nigro. Sì, sta continuando a trascinare la squadra Millo, ci prova, non molla, ha bisogno che qualcuno le dia una mano, la Sonia Criscuola è in panchina, però assolutamente per riprendere la partita ci si devono mettere tutte quelle in acqua. Sì, diciamo che predica un po' nel deserto Giulia Millo, intanto prova la palomba il Verona con Bartolini, conclusione fuori misura, palla che termina di poco a lato del palo sinistro difeso da Malara, Malara che poi fa ripartire l'azione del suoi affidandosi come sempre a Giulia Millo. Millo che poi ferma proprio in cedere attendendo lo schieramento delle proprie compagne, cede la palla indietro a indirizzo di Claudio Criscuolo, poi Rosa Rogondino, 10 secondi di possesso palla ancora per il Bogliasco. Rogondino affrontato dalla Braga, serve Mauceri che ha spazio per tirare, prova una palomba troppo debole e troppo corta, la conclusione di Mauceri doveva forse tentare la conclusione di forza in questo caso. Sì, aveva comunque il tempo per fare ancora una finta e cercare di capire se si muoveva il difensore davanti al centro o no. E poi c'è il gol di Alogbo, secondo gol, anzi terzo gol per la canadese, che porta a più 3 il punteggio per il Verona, 5 minuti e 7 secondi, ancora una volta tutto troppo facile per il Verona, azione praticamente lungo l'asse, Braga a Logbo con l'assist della portoghese e la rifinitura della canadese, 9 a 6 il punteggio. Assolutamente, torniamo a ripetere quello che abbiamo ripetuto per 4 tempi, non si può lasciare a Logbo con quella facilità conclusione, per lei è facile fare questi giochetti, li fa bene, li fa con esperienza e manualità. Allora 5 minuti, meno di 5 minuti al Bogliasco per recuperare, per cercare di recuperare questa gara che l'ha vista sempre ad inseguire, tranne all'inizio della seconda frazione quando era riuscita a tornare in parità con il 5-5 timbrato da Emanuela Mori. Adesso 6 secondi per andare al tiro, Claudia Criscuolo deve fare l'alza e tiro, non ci riesce, mette la palla nella terra di nessuno permettendo se non altro il ripiegamento difensivo delle proprie compagne. Riparte Verona, Esposito porta palla, rimane dietro del perimetro, poi si ferma, la conclusione di Esposito che trova l'angolino per il gol che vale la doppia cifra delle venete, 10 a 6 punteggio, secondo gol della partita per Adele Esposito, ossia colei che aveva inaugurato le marcature nel primo tempo con il gol in superiorità numerica, poi c'è il time out richiesto da Sinatra. Ci prova Sinatra, rimette il 7, diciamo il suo 7 ideale in acqua, sicuramente a 4 minuti al termine 10-6 è un risultato abbastanza proibitivo, Bogliasco dovrebbe fare un mezzo miracolo. Credo che l'errore del Bogliasco in questa partita sia stato quello di concedere soluzioni facili, cioè il Verona ha giocato con calma, in maniera tranquilla, ma senza, a parte dei numeri personali di Alogbo, il resto è stato tutto delle giocate molto in maniera serena e facile a cui il Bogliasco non ha saputo semplicemente opporre un po' di contrattacco. Poca cattiveria da parte del Bogliasco. Un po' sì, in difesa credo di sì. Allora vedremo quali saranno le indicazioni di Mario Sinatra, resta poco più di mezzo tempo a disposizione della formazione ligure per cercare di rimontare i 4 gol che la separano dal Verona, 10 a 6 punteggio, 4 minuti e 26 all'ultima sirena, Bogliasco in possesso palla con Giulia Millo.
Palla al centro per Sonia Criscuolo, che guadagna il fallo semplice. Sonia all'indietro, ancora per Millo, subisce l'intervento di Sbruzzi, poi Whitelage, le finte, la conclusione di Whitelage che trova l'angolo giusto, finalmente il gol, primo gol in campionato italiano per la giocatrice, per la ragazza della California. 7-10 il punteggio per il Bogliasco, che prova a rialzare la testa. Ci provano, non mollano, e questo è comunque sempre encomiabile. Sicuramente, ripeto, 10-7 a 4 minuti dal termine non è facile, però è bene per il proseguo del campionato che non mollino fino all'ultimo minuto e che ci provino fino in fondo. Facciamo primo gol per Rachel Whitelage, giocatrice che arriva, unica straniera del Bogliasco in questa stagione, arriva dalla UCLA, l'Università della California, per lei un titolo statunitense l'anno scorso con la formazione di New York. Tanto ancora una conclusione della Logbo, tiro debole centrale, nessun problema per Carlotta Malara. È la terza americana che arriva a Bogliasco nella storia della formazione levantina. Vediamo intanto il fallo in attacco da parte di, anzi fallo in difesa da parte di Giulia Carotenuto, terzo fallo grave per la numero 12 in calottina blu. Superiorità numerica per Bogliasco, termina qui la partita da Carotenuto. 3 minuti e 30 alla fine del parziale, alla conclusione di Mori, sporcata dal braccio di Sbruzzi, che nonostante sia giovanissima, come sottolineavi tu poco fa, dimostra comunque di essere già abbastanza maliziosa. Sì, assolutamente, devo dire che Mori era abbastanza difficile per lei quella conclusione, perché aveva il braccio bloccato sia di lato che dal dietro, quindi insomma avrebbe fatto un mezzo miracolo. Adesso Verona in avanti con Esposito, fallo in attacco da parte delle venete, può ripartire Bogliasco. 3 minuti e 05, 3 gol da recuperare, 17 il punteggio a favore del Verona. Poi c'è il fallo in ripartenza commesso da Sbruzzi, secondo fallo grave per la numero 9 in calottina blu. Avanza ancora Milo, arriva al limite del perimetro, poi scarica all'indietro per Rogondino, conclusione di Rogondino, palla sulla traversa, palla comunque ancora buona, la riconquista Claudia Criscuolo. Ancora 20 secondi di possesso palla per il Bogliasco. Milo, Rogondino, rapido giro palla del Bogliasco, Sonia Criscuolo, ancora Rogondino, ancora Milo, deve forzare il tempo Bogliasco, la conclusione di Rogondino, la guanta Esposito travestendosi da portiere, poi però c'è ancora il fallo commesso da Alogbo sulla ripartenza, e quindi ancora possesso palla Bogliasco. Millo, la finta di Millo che però non trova il varco giusto per andare al tiro, poi prova il passaggio su Mori, passaggio fuori misura, non riesce a guantare la palla, il centro boa bogliaschino, pericolo scappato per Verona che adesso riparte con Bartolini. Millo non molla, a volte però l'esperienza vuol dire anche sapersi mettere la palla sotto l'ascella e aspettare la compagna più libera, però sicuramente veramente sta mantenendo un ritmo che in questa partita del Bogliasco riesco a vedere quasi solo lei, perché sta mantenendo un ritmo, ribaltamenti di campi, espulsioni prese nella propria metà campo, veramente. E ora conclusione che per un pelo non è gol. Intanto va la conclusione, Millo viene ancora una volta murata dal palo, poi sulla ripartenza c'è il fallo grave di Mori e il time out richiesto da Verona. Peccato perché poteva davvero riaprire la gara Millo quando mancano 1 minuto e 45 alla fine della sirena. È chiaro che adesso si fa durissima per il Bogliasco, tra le reti da recuperare, sfortunata Millo in questa occasione, però davvero come dici tu Millo sembra un po' predicare nel deserto, non tutte le compagne la stanno seguendo. È un peccato perché Verona non sta facendo cose straordinarie, eppure sta portando a casa questa partita in maniera, non direi facile, perché non è mai facile comunque vincere una gara di A1, ma forse con poca difficoltà rispetto a quella che ci si aspetterebbe. Assolutamente, però ripeto, quando mi hai chiesto il commento a inizio partita sulle due squadre, io avevo già sottolineato che il Verona è una squadra nettamente più esperta rispetto al Bogliasco, quindi se oggi fa le cose facilmente, senza difficoltà, è chiaro che l'esperienza pesa in questo caso. Allora, la partita che se non altro servirà per crescere al Bogliasco, anche se è chiaro che sono punti importanti, perché il Bogliasco si attende una stagione
nei bassi fondi della classifica, comunque dovrà lottare per la salvezza, per scongiurare innanzitutto l'ultimo posto, quello che significa retrocessione diretta, ma anche l'ottavo e il nono, ossia quelli che significano play out. È cambiata la formula quest'anno, non ci saranno più le final six, quindi non ci sarà la partita secca tra la terzultima e la penultima, saranno sempre loro due le formazioni che si contenderanno il secondo posto tra le formazioni che sceglieranno di categoria, ma non lo faranno più in punto in gara secca, ma al meglio delle tre gare, come succedeva una volta, quindi nel play out. Tanto ancora Verona in avanti, quindi dicevamo punti pesanti, perché il Verona probabilmente ha qualcosa di più deboliasco, probabilmente potrà fare una stagione di tranquillità, però è chiaro che perdere una partita del genere in casa, una partita sulla carta alla tua portata, significa comunque mettere una X pesante su un'ipotetica tabella di marcia. Intanto finisce nel pozzetto anche Claudia Criscuolo, secondo fallo grave per lei, ennesima superiorità numerica per il Verona, che può andare alla conclusione con Perna, che trova l'undicesimo gol proprio col suo numero 8. Gol di Veronica Perna, che ha girato il braccio con un bel rimbalzo. Dobbiamo 11-7 per il Verona, secondo me è un risultato che ci può stare, non è un risultato che mi sorprende. A un certo punto della gara abbiamo pensato che il Boiasco avesse ripreso questo piglio. Certo, è chiaro che quando non si può mai giocare da sole, sia in attacco che in difesa, bisogna sempre che la squadra ti segua. Peccato, perché credo che Criscuolo e Millo ci abbiano provato particolarmente, ma la squadra non le ha aiutate a portare a casa il risultato. Intanto siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, Verona concede un po' di esperienza anche al secondo portiere Giorgia Sgabussi, per lei un minuto tondo tondo da giocare, classe 2003, ragazza quindi giovanissima, all'esordio in Serie 1. Bogliasco che però non riesce in pratica a fargli compiere la prima parata, perché di fatto l'azione della formazione levantina si conclude con un nulla di fatto. Tocca il primo pallone alla Gabussi, ma solo per giocarlo all'indirizzo delle compagne, servendo Adele Esposito. Poi palla verso Marchetti, anzi Perna. Il fallo commesso da parte di Marta Carpaneto, un'altra giovanissima in acqua, classe 2004, la giocatrice del Bogliasco. Poi la conclusione da parte di Sbruzzi, anzi di Marchetti, conclusione deviata, palla alta, e se non ha, finisce qui in pratica la gara. Vince Verona e spugna la vasca del Bogliasco, 11-7 nel primo turno della Serie 1 2019-2020 per il Bogliasco. Tanta strada da fare, un po' di esperienza accumulata in più, se non altro l'esordio di Marta Carpaneto, il fatto di avere un gran capitano come Giulia Millo, direi poche altre note positive. Voglio anche sottolineare anche la buona partita di Sonia Criscuolo, però sicuramente la strada sarà lunga e sarà in salita, ma questo già lo sapevano, non è una novità per il Bogliasco. È un anno da prendere col giusto piglio per fare esperienze, per arrivare alla fine per salvarsi. E allora, da Marco Tripodi, Teresa Frassinetti, è tutto, a risentirci alla prossima partita.